Ciao a tutti ragazzi, io sono Bella Faccia e bentornati sul mio canale e sulla serie principale di Minecraft. Allora ragazzi, oggi è una bellissima giornata, come possiamo vedere. Comunque sia, nello scorso episodio ho inaugurato la prima sala degli iscritti, che ha avuto un successo enorme. Mi avete lasciato un sacco di commenti ragazzi, infatti adesso andremo subito a vedere i vincitori perché ce ne sono delle belle. Delle belle, delle belle! Bene, poi nella scorsa puntata, nello scorso episodio, nello scorso appuntamento, chiamiamolo come ci pare, abbiamo fatto questo passaggio segreto che mi fa sempre arrabbiare. Metti questo maledetto coso lì. Ok, perfetto. Il passaggio segreto che ci conduce alla sala misteriosa degli iscritti. Allora ragazzi, nello scorso episodio vi avevo chiesto di commentare con hashtag bel commento e i migliori commenti con i maggiori mi piace sarebbero finiti nel podio. Quindi, signore e signori, ecco a voi i vincitori. Terzo posto, Pipistrellus Volatilus, bellissimo nome, molto, mi piace un sacco. Poi, Andrea Kira, secondo posto, e Fiammifero, primo posto. Ecco la classifica, ragazzi, andiamo subito a leggere i loro commenti. Comunque sia, dentro le casse ci saranno i rispettivi commenti. Terzo posto di Pipistrellus. Hashtag bel commento, fai una tomba per faccia tosta, infatti dovrei farla. Il nuovo golem chiamalo bello tosto, date ok porchetta baby e baby bel fazzino. Perché non ti prendi una mucca e chiamala macchiolina? Bellissimo questo nome per la mucca, infatti è di sopra, non so se qualcuno di voi l'ha vista. L'ho chiamata macchiolina che dopo andiamo subito a conoscerla. Ok ragazzi, andiamo al secondo commento di Andre. Hashtag bel commento, il tuo mondo è bellissimo, più di molti altri youtuber. Grazie Andrea, non esageriamo dai. Però ti vorrei dare un consiglio, ovvero che nel tuo mondo sulla montagna potresti costruire la tua skin e chiamarla magari il pollo della libertà. Spero che farai questa cosa, grazie se hai letto questo commento. PS, vive i polli, per sempre vive i polli. Ok, poi ragazzi, infine al primo posto Fiammifero, hashtag bel commento, la ferrovia sotterranea, chiamala metropolitana, più 177 mi piace, un sacco ne ha avuti Fiammifero, quindi ti meriti il primo posto. Però ragazzi, devo dire che Fiammifero ha avuto anche un altro commento, cioè hashtag bel commento, il razzo chiamalo Apollo 11. Comunque sia, Fiammifero, avresti addirittura vinto il secondo posto, però non penso che sia giusto nei confronti degli altri mettere lo stesso giocatore due volte, quindi facciamo posto anche agli altri. Quindi ragazzi, questa è la classifica, complimenti a tutti e tre, bravissimi, siete entrati per sempre nella stanza degli iscritti, la stanza, come possiamo chiamarla, la stanza della roccia, la stanza della pietra. Bene, ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Riprendiamoci questo, ecco, mi blocco se... Aiutami, aiutami bel fazzino, sono rimasto incastrato. Facciamo così. Bel fazzino, ma cosa fa? Ma non mi aiuti? Non mi aiuta mai questo maledetto pollo. Dov'è la mucchina? Dov'è? Eccola, prendo questo uovo. Dov'è? Eccola, macchiolina. Bellissimo nome, bello bello, mi piace. Quindi benvenuta macchiolina fra di noi. Tini, vuoi un uovo? No, non vuole un uovo. Comunque Fiammifero, il tuo commento non è andato perduto, perché là ho fatto un cartello dove ho scritto Apollo 11 per il nostro razzo. Quindi bellissima idea, molto bello Apollo 11, mi piace molto. Quindi poi adesso abbiamo un altro commento di Giuseppe. Allora, bella faccia, prendi un uovo di bel fazzino, mettilo in una cornice e chiamalo bell'uovo. Bello questo commento Giuseppe, molto bello. Infatti non è questo l'uovo, perché l'ho già fatto dentro e l'ho già rinominato. È proprio l'uovo di bel fazzino, perché ragazzi bel fazzino purtroppo è sparito. Ragazzi, è sparito anche bel fazzino, quindi purtroppo dobbiamo fare una tomba. Che bel fazzino. E a faccia tosta ragazzi. Però suo figlio, che adesso non lo vedo, porterà avanti la stirpe. Però hanno lasciato un bel po' di uova ragazzi, quindi no problem. Eccolo qui il nostro bell'uovo, che rimarrà per sempre qua in ricordo di bel fazzino. Bel fazzino. Ragazzi, poi fatemi sapere come chiamare questo golem, perché ancora, come potete vedere, non ho deciso come chiamarlo. Quindi mi raccomando, scrivete il nome di questo bellissimo golem, come potremmo chiamarlo. Ciao bellissimo.
Allora ragazzi, finalmente, direi finalmente, faremo finalmente per la terza volta la farm di legno che me l'avete consigliata, cioè veramente un sacco di volte, tantissimissime. E questo continua a fare le uova, io non so cosa dire. Comunque sì ragazzi, non sapevo proprio dove farla questa farm, quindi non lo so, magari la facciamo in questo angolino. Più o meno magari la possiamo fare qua, di fianco al monumento degli iscritti, poi magari la sposterò. Comunque sia la faremo qua. Allora, iniziamo subito. Comunque sia, in alto a destra metterò un'icona, metterò un collegamento per il tutorial, perché la farm sarà quella dei tutorial. Bene, iniziamo subito. Allora, ok, allora cominciamo. Mettiamo subito un blocco qua di terra, poi ne mettiamo altri due, possono essere qualsiasi blocchi. Poi mettiamo un distributore qua, poi comparatori, dammi dammi, grazie mille, ne mettiamo uno qua. Poi mettiamo un blocco, una torcia così, mettiamo un altro blocco e qua ci andrà sopra una torcia e un'altra qua, perfetto. Adesso io devo mettere però un blocco lì sopra, come facciamo, come facciamo? Vai, vai, metti quel blocco, no, non lo volevo lì, no. Mi sa che devo andare, devo far così per forza, maledetto. Quindi due blocchi così e quassù mi fai mettere la redstone. Uno lì e uno là, perfetto. Ok, ok. Adesso metto un blocco qua. Iniziamo a fare la nostra fila di pistoni. Uno, due, tre, quattro e cinque. Dai, fammi mettere il quinto. Quinto, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, dovrebbe bastare, perfetto. Perfetto, perfetto. Adesso andiamo a fare il meccanismo dietro. Comunque sì, ragazzi, la farm sarà così. Lo so, è un po' bruttina, però io non so proprio come mascherarla. Però non penso, dai, sia un problema. Possiamo anche lasciarla così. Al massimo la possiamo spostare, tanto non è che sia gigantesca. Allora, bel faccino, sei pronto? Togliamo questo blocco. Qua togliamo questo e questo. Qui levati subito. Poi prendiamo la redstone. Ne mettiamo 1, 2, 3 lì sotto. Poi una qui, ok. Prendiamo i comparatori, ne mettiamo uno qui e li accendiamo tutte e due e via con le danze. Ok, perfetto. Dammi la leva che devo fermare sto baccano. Ok, perfetto. Bene, ragazzi. E mi sono scordato il tettuccio che lo mettiamo adesso. Te pareva che mi scordavo qualcosa. Allora, fammi andare lassù con la terra, la cara terra, la terrosità della terra. No, aspetta, qui ho sbagliato. Ecco, dire cavolate. Allora, devo fare uno. No, avevo fatto bene. No, sì. Allora, così. E poi metto un altro blocco così. E faccio così. Perfetto. Via tutti, via subito. Ok, perfetto. Togliamo questa fila di terra che qui è orribile. Vero? Vero bel faccino? Orribile questa fila di terra. Via, via, via. Perfetto ragazzi, e questa è la nostra farm. Ok, adesso basterà metterci la farina d'ossa. Ho portato delle ossa subito. Rompiamole tutte, grazie scheletri. Non dovevate, troppo gentili. Bene, proviamo subito. Allora, noi dovremmo stare qua. E intanto azioniamo la leva. Bel faccino, stai attento che ti travolgono dopo questi tronchi, eh. Vai, iniziamo ragazzi, via. Ecco, vai, sì, funziona tutto. Guardate che bella, ragazzi. La farm di legno, la farm di alberi infinita. Muoviti, non mi fare arrabbiare. Cosa stai facendo? Sarà meglio per te. Oh, bel faccino. Ma sei impazzito? Cioè, ci sono gli alberi che si muovono. Sei proprio pazzo, sei. Bene ragazzi, comunque sia, questa è la farm, funziona alla perfezione. A me mi basterà stare qui, posizionare gli arboscelli e tac. Fantastico. È bellissima ragazzi, quanto ne abbiamo usato? Nemmeno tanto. Intanto lui continua a fare le uova là sotto. Bene. Questa farm ragazzi è una delle mie preferite. Cioè guardate quanto legno basta. Spegnere la leva, guardate quanto legno abbiamo fatto, cioè, e poi non abbiamo usato nemmeno tantissimi materiali. E comunque sia può essere anche una farm di foglie e comunque sia di mele, perché già una mele è cascata. Quindi wow, quante uova, wow. E a me ragazzi adesso mi basterà andare qui e prendere il legno, così, perfetto.
così. Legno, legno, quanto legno, che bello il legno. Ok ragazzi, prima che faccia notte io concludo il video. Per oggi è tutto. Spero che questa nuova farm vi sia piaciuta. Spero che anche tutti i miglioramenti, tutte le cose siano state di vostro gradimento. Quindi io vi aspetto nel prossimo episodio. Commentate se vi è piaciuta la farm, se si può migliorare qualcosa, qualsiasi cosa. Io i commenti li leggo tutti. Io vi auguro come sempre una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!